Continuiamo con la riparazione del sollevatore del nostro Same Solaris 35, dove non avevamo più abbastanza forza di sollevamento perché la pressione al pistone del sollevatore arrivava troppo bassa. Abbiamo smontato tutto il gruppo dove c'è l'idraulica che va a controllare il sollevatore, ma non solo. Adesso vediamo insieme come è fatto e cosa abbiamo capito. Il gruppo di distribuzione idraulica che si trova tutto sopra il cambio contiene tre gruppi fondamentali. Il primo gruppo, che è costituito da questa valvola distributrice, che adesso abbiamo smontato, si trovava montata qui sottosopra, è quella che va a controllare, o meglio, quello che va a distribuire l'olio alla presa a semplice effetto del freno o del ribaltabile. Ma non solo, ed è proprio qui che pensiamo che risieda il problema. Facciamo un riassuntino. Dove c'è una P è dove entra l'olio. In pressione in arrivo dalla pompa, o per meglio dire in arrivo dal carryover del nostro distributore ausiliario che abbiamo in fondo al trattore per le prese ausiliarie. Quindi qui arriva olio in pressione quando non lo stiamo utilizzando per il nostro distributore ausiliario. Dalla P l'olio esce dalla S se non viene utilizzato dal distributore, continua a circolare libero, non in pressione. Mentre dalla F è dove esce per andare alla presa del freno, quindi da qui l'olio esce solo nel momento in cui noi muoviamo lo stantuffo del distributore, azionando dalla leva esterna, questa che va a muovere lo stantuffo del distributore. In quel caso l'olio smette di circolare a bassa pressione perché non lo stiamo utilizzando il carico, lo manda dove c'è il foro F. Se il freno è a fondo corsa, la pressione sale. Se il ribaltabile è a fondo corsa o comunque sta sollevando, la pressione sale, altrimenti è libero di circolare in F fino a quando non incontra un carico. B, che cos'è che è? Che è la parte che ci fa paura? È il blocco differenziale, è quel tubicino che va a collegarsi questo forellino nella carcassa, quindi l'olio che abbiamo visto uscire dalla valvola entra in questo forellino, attraversa questo condotto fuso che lo vedete rigonfiato, per arrivare fino all'esterno dove c'è questo raccordo filettato. Una volta che arriva qui l'olio per il blocco differenziale, il sistema è molto semplice. C'è una valvola a due posizioni, o aperta o chiusa. Se è chiusa l'olio non va al blocco differenziale, se è aperta l'olio va al blocco differenziale. Prima cosa, il nostro blocco differenziale non funziona da 20 anni, da quando c'ho in mano il trattore. Non l'ho mai riparato perché è il blocco differenziale anteriore, quindi non avevo mai strettamente la necessità di averne bisogno. Però adesso probabilmente sta causando un altro problema. Al blocco differenziale la pressione dell'olio è limitata a 12 bar, come riusciamo a vedere dal circuito che alleghiamo qui sopra, che però, precisiamo, non è il circuito perfetto del nostro Same, perché il manuale di istruzioni che abbiamo nel nostro Same è di una versione successiva dove l'impianto non è esattamente uguale. La valvola del blocco differenziale è posizionata in un altro punto del circuito. Questa è la valvola limitatrice di pressione del blocco differenziale. Difatti, come possiamo vedere, è una valvola che la vediamo tappa al suo interno, però c'è un tappo che, se premuto, lascia passare l'olio. Adesso col cacciavite stiamo attenti a non andare a rovinare le tenute, bisogna toccare solo la parte metallica. Quello che ci porta a capire che è la valvola del blocco differenziale, oltre al fatto di essere posizionata, diciamo, in parallelo sullo stesso circuito, è il fatto anche che la resistenza della molla è veramente molto bassa, quindi è quella che tiene una pressione del circuito molto più contenuta. Il problema cos'è che è? Che, come vi ho detto prima, l'olio a questo gruppo arriva solamente nel caso in cui io non lo sto già usando nel distributore ausiliario, perché qualsiasi circuito idraulico con la stessa pompa, l'olio va dove trova meno resistenza oppure dove interrompiamo il circuito. Se io lo rubo dal distributore ausiliario, non va a questo distributore. Mentre al blocco differenziale hanno studiato un sistema per farlo andare in contemporanea, perlomeno sembra, sia al blocco differenziale che alle altre utenze, quindi o al freno o al sollevatore. Fanno questo con questa valvolina, che è una valvola regolatrice di flusso, o perlomeno il suo obiettivo probabilmente non è quello di regolare il flusso. Il suo obiettivo è quello di utilizzare solo una piccola parte dell'olio per andare al blocco differenziale. Quindi il mio timore è quello che qualcosa sia successo in questo gruppo. Quindi il test che andremo a fare è proprio quello di escludere il blocco differenziale che già non funziona e capire se, escludendo il blocco differenziale, l'olio che entra dalla P in pressione arriva alla F in pressione. Perché, per farla breve, adesso abbiamo 230 bar in ingresso alla P, ma quando usciamo sulla F abbiamo 90 bar. Quindi vuol dire che nel passaggio tra P e F perdo la pressione. Dato che il passaggio da P a F è fatto solamente da questo stantuffo che si muove avanti e indietro,
o lo stantuffo trafila, ma non si vede nessun segno evidente. Adesso vi faccio vedere. Dato che non si vede nessun segno evidente né di incisione né di eccessiva usura dello stantuffo, mi viene difficile pensare che il problema di perdita di 140 bar di pressione possa essere un trafilamento dello stantuffo. Motivo per il quale temo che ci sia qualche altro organo, temo questo, dato che per esclusione è l'organo che conosco meno bene il suo funzionamento e quindi faccio anche più fatica a capire se lavora bene o non lavora bene. Se c'è qualcuno che è esperto di valvole regolatrici di flusso idraulico per rubare una parte dell'olio e mandarla al blocco differenziale, vi prego scrivete qua sotto che magari ci date una mano. Detto questo, andremo a tappare l'uscita della presa blocco differenziale. Ovviamente per tapparla sarà difficile tapparla qui, quindi quello che andremo a fare è lasciare l'O-ring, rimontarla sulla sede e andare a tappare fisicamente con un tappo la parte qui esterna. Se sei interessato, prima che richiudiamo la scatola, a vedere perlomeno come sono distribuiti anche gli altri componenti e quali funzione hanno, scrivi sollevatore nei commenti qui sotto, così lo sappiamo e vedremo se realizzare un video dedicato, se siete in tanti che lo richiedete. Per effettuare i test sono passati alcuni giorni perché i tappi non sono stati facili da trovare come pensavamo. Abbiamo finalmente portato a casa i tappi per riuscire a fare i test che abbiamo detto sulla valvola che manda l'olio al freno del trattore. Con i tappi andremo a tappare dove andava la valvola regolatrice di flusso. E con l'altro tappo andremo a tappare la valvola limitatrice di pressione a 12 bar per il circuito del blocco, perché quello che temiamo è che l'olio scappi da questa parte. Adesso comunque quello che andremo a fare è un test, quindi se dopo tutto va bene rimontiamo anche con le viti con sul bloccante dei filetti, perché se si dovesse smontare uno di questi componenti dentro è un disastro immane perché cade negli ingranaggi del cambio. Adesso facciamo il test, se va bene, speriamo, allora a quel punto rismontiamo tutto, mettiamo la pasta del motor seal anche sulla chiusura e il bloccante sulle viti. Purtroppo il tappo dove va la limitatrice di pressione ha un filetto relativamente corto, nel senso prende tutte le creste del filetto della vite, però è troppo lungo e va imbattuta la vite. Dato che stiamo sempre facendo un test, mi sono procurato un po' di rondelle in rame della dimensione dell'M16, dato che la vite del tappo è M16 per 1,5, le useremo a pacchetto una sopra l'altra in modo da andare comunque a stagnare. Non è una pratica buona da fare su un impianto definitivo, però per un test sicuramente è una soluzione valida. Adesso più o meno vediamo che entrano tre rondelle in rame, quindi se andiamo ad aggiungere la quarta, quando andiamo a serrare, sappiamo che farà tenuta. Rimontiamo anche tutti i componenti che c'erano già sulla valvola, dove non abbiamo fatto modifiche, che abbiamo tolto solo per capire come era fatta la valvola, dato che ce ne siamo fatti un'idea migliore solo dopo averla aperta. Noi adesso qui abbiamo tappato tutte e due le uscite che poteva avere. L'unica uscita che rimane è quella che effettivamente va al blocco differenziale, ma che la tapperemo sull'uscita del carter dove il tubo si innestava per andare alla valvola di apri e chiudi del blocco. Quindi adesso tutto l'olio che entra troverà tutte le uscite, una, due, tre tappate. È obbligato ad andare qui, da qui prosegue verso il sollevatore. Il sollevatore ha la sua valvola di sicurezza, quindi il circuito non rischia di scoppiare. Se io attivo la valvola del distributore, o meglio, sì, il cursore del distributore, manderò l'olio in F. L'olio in F va al freno e l'olio che va in F va al freno. Qui sopra c'è la valvola limitatrice di pressione regolata col controdado ancora come da fabbrica. Quindi nel caso in cui va di qui, la valvola che interviene è questa. Nel caso in cui va sull'S, che è il sollevatore, la valvola che interviene è quella del distributore del sollevatore. Quindi ora rimontiamo tutto. Tiriamo via il grosso dello sporco prima di ribaltarlo sotto sopra, perché l'avevamo già pulito tutto prima di smontare. Però alcune zone che adesso sono evidentemente sporche, almeno quando lo ribaltiamo sotto sopra, non cade sporco dentro nel cambio o robe del genere. E cosa volete fare? Volete chiuderlo senza nemmeno vedere come funzionano gli ingranaggi? Nah. Io quando inserisco la presa di forza la uso dallo zero, da qui verso di qua. Poi quindi adesso così poi andiamo in folle. E quindi abbiamo l'innesto, come dicevo, da di qua verso di là, e poi andiamo nella sincronizzata,
che non me la fa mettere, che praticamente consente di trasmettere lo stesso moto delle ruote del trattore anche al rimorchio, però non capisco. Ah, ok. Probabilmente è andato a prendere un ingranaggio sotto che non vediamo, perché in questo momento lui è solidale col movimento delle ruote, che adesso non possiamo far girare perché per forza di cose il trattore è in marcia ed è sospeso sulle ruote. Però praticamente questa ruota dentata va a rubare probabilmente il moto da una ruota dentata da un pignone che c'è sotto, lo porta a questa che con l'albero scanalato lo porta alla trasmissione del rimorchio. Forte. Già. Ta-da! È stato un po' complicato riprendere la posa, non si è riusciti perché mi serviva una mano di Elena per posarlo. Adesso non stiamo neanche a collegare le viti, tanto non dobbiamo far girare nessun organo meccanico. Facciamo solamente andare l'impianto idraulico che serve che sia lì sopra in modo che scarichi l'olio di ritorno dentro nel cambio e in modo che possiamo collegare i tubi di alimentazione che sennò non abbiamo la pompa per collaudare. E il manometro? E il manometro che lo collegheremo sul tubo di uscita del freno che era questo. Sembrerà strano che ho messo una vite al posto di un tappo, però in oleodinamica nel magazzino non avevano un tappo da M12 per passo 1,25. Allora, dato che il blocco differenziale non c'è pressione solo per non far entrare sporco, li abbiamo messo dentro una vite con lo stesso filetto in modo che rimane salvaguardato nel momento che facciamo i test. Qui abbiamo messo un tappo da mezzo pollice conico per andare a tappare quella che era l'uscita che dalla valvolina che abbiamo visto prima usciva e andava alla valvola on-off del blocco differenziale. Ricolleghiamo gli altri tubi. Questi tubi li avevamo piegati tutti a mano con delle dime fatte al tornio per riuscire a piegare il tubo e non strozzarlo quando 10 anni fa avevo fatto l'impianto idraulico ausiliario. Questo è il tubo che prende l'olio dallo sterzo che è il circuito prioritario, insomma è il primo elemento nel quale l'olio arriva. E la prima cosa che fa funzionare è lo sterzo, in modo che non rimani mai con la possibilità che lo sterzo non vada. Dopodiché, se lo sterzo non lo sta usando, allora lo manda al resto dell'impianto. Adesso avremmo potuto collegare direttamente dallo sterzo alla scatola del ridotto, alla scatola dell'impianto idraulico del trattore, diretto da qui a qui, come era sul circuito originale. Però dato che siamo andati a introdurre dei tappi nell'impianto, come avete visto, abbiamo detto, le valvole di sicurezza dovrebbero esserci tutte, che garantiscono che in caso di sovrappressione sfiatano e la molla si comprime e buttano l'olio nel ritorno del cambio, quindi cade dentro nel cambio. Però il componente, l'impianto fuori lo conosciamo bene, l'impianto dentro abbiamo capito praticamente cosa succede, ma come abbiamo detto il circuito idraulico che abbiamo non corrisponde alla realtà, quindi per evitare rischi noi monteremo ancora sul circuito il nostro distributore ausiliario, in modo che siamo lì sicuri al 100% che prima di entrare nella parte di impianto qui c'è una valvola limitatrice di pressione che sappiamo che è tarata a 230 bar, quindi qualsiasi errore, tappo, qualsiasi cosa che possiamo aver sbagliato dentro lì, quello a 230 bar sfiata, quindi ci salvaguarda da fare danni più importanti nel caso in cui abbiamo sbagliato qualsiasi cosa, è una precauzione. Il momento della verità, vai! Vai ancora! Adesso io so già appena che io alzo quando vedo cosa succede. Qua tappiamo la corda, lo alzo appena appena, guardo dentro cosa fa. E ci avevo sperato. Ma come fai a vedere? E non mi telefono con la torcia. E ma è aperto di pochissimo. Esci tanto? Bocca piena, non hai visto? No, ero... Allora, adesso fissa da qua. Vado, eh? Confermo, arriva da lì.
arriva da lì, visto in pieno. Quella roba qua non si è mossa. Comunque, dal video che avete visto poco fa, l'olio, quando mandiamo in pressione il circuito, sfiata da questo forellino qui. Questo forellino qui è collegato alla valvola limitatrice di pressione, che è quel dadino qui che avete visto precedentemente nei video dove c'è dentro la molla. Questo, quando la pressione sale sopra un tot, la molla si schiaccia e sfiata. La cosa anomala è che è sfiata a 90 bar, ma tutto è successo nel giro di 2 ore, che pian piano ha peggiorato. Il sollevatore non teneva più niente, ma 90 bar è la metà di quello che deve lavorare. Una molla capisco che può perdere qualcosa, ma il 10%, il 5%, boh, è inspiegabile. Comunque quello che andiamo a fare adesso non è altro che serrare un pochettino di più la vite e vedere se la situazione cambia. Allora, si può dire che il controllato non è durissimo per l'applicazione che è. Me lo aspettavo più serrato. Adesso noi dobbiamo aumentare il carico, quindi dobbiamo avvitare. Possiamo andare anche abbastanza tranquilli nel farlo perché abbiamo una valvola di sicurezza prima nel circuito, che è quella del nostro distributore ausiliario. Quindi mettiamo che di colpo la molla, avvitandola meno di un giro, salga di 100 bar. Ok, io là ho un coso che sfiata a 230, quindi più di 230 non ci vado perché so che è tarato, quell'altro che l'ho già testato. Però è già tanto che riusciamo a farlo senza rismontare tutto, perché sennò dobbiamo ricollegare tutti i tubi e riportarlo al banco, che non è gradevole. Siamo intervenuti sulla valvola limitatrice di pressione del blocchetto che fa da distributore per la presa che va al freno dove abbiamo attaccato il manometro. Ragazzi, è salita a 140 bar la pressione, non siamo riusciti a filmarlo perché Elena mi stava dando una mano e... se volete venire a darci una mano in più, se no non ce la facevamo anche a filmare. La cosa che mi fa strano, cioè mi fa contento, il fatto che praticamente abbia risolto il problema. Cioè la pressione va su regolando la limitatrice di pressione, che uno dice, certo che ovvietà. Sì, ma il problema è come ha fatto una regolatrice di pressione a perdere la taratura nel tempo. E mi potreste dire, beh, il controdado era molle e pian piano si è svitata. No, il controdado non era duro, ma non era molle. E soprattutto, se il controdado anche fosse stato appena appena molle, quando la brugolina interna che regola la pressione della molla si svita, si trascina anche il dado, non è che il dado rimane lì un po' serrato. Quindi mi fa strano il fatto che ha perso la taratura. Tu sai dirmi qualcosa riguardo? Ti è successo qualcosa del genere? Oppure sai come può succedere che una valvola regolatrice di pressione perda la taratura? Premesso, la molla che c'è all'interno l'avete visto, è integra. I suoi supporti di testa e di coda sono integri, la pallina non ha segni né niente. Comunque, nel prossimo video andiamo avanti con la regolatrice di pressione, la portiamo alla pressione di circuito che dopo controlliamo, ma mi sembra che su quella valvola nell'impianto è a 180 bar. Quando arriviamo a 180 bar rimontiamo tutto e poi possiamo fare i test col sollevatore veri e propri. Però una volta che c'è la pressione c'è anche la forza. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, andiamo a mangiare. Questo non va bene, vero? No, per niente.